Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme uno scialle Bactus, infatti a punta, guardate, così vedete anche il punto, è abbastanza grande perché l'ho realizzato 1,70 m di lunghezza per 70 cm di altezza. Quindi veramente grande, morbido, è fatto con una lana lurex, quindi non so se si nota, però sì, che è proprio luccicante. Nonostante è traforato, vi posso assicurare che è caldissimo nell'indosso. E poi ho utilizzato dei punti che per me sono bellissimi, che sono il punto strega associato al punto puff. Quindi dà un effetto, guardate, molto molto grazioso. Sicuramente ideale per l'inverno e quindi per le nostre serate, per uscire e quant'altro, ma anche, perché no, per fare dei simpatici e graziosi regali per le festività. Quindi possiamo approfittarne da ora e cominciarci a preparare a qualche regalino di Natale, e quindi preparare questi Bactus, questi scialle da poter regalare appunto a parenti e amiche. Prima di presentarvi il materiale e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più, vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto, e lì cercherò con delle storie e dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale, e in più faremo insieme dei sondaggi per decidere i prossimi progetti. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice all'insù, e ora andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto ho utilizzato questa lana lurex, si chiama Gioia, però io l'ho acquistata in una fiera, quindi non vi so dire più di tanto della lana, però vi posso dire la grammatura, che è 100 grammi e corrisponde a 400 60 metri, quindi una buona resa. Per creare il mio scialle Bactus, io ne ho utilizzato un gomitolo e veramente pochissimo di questo, un 10 massimo 15 grammi dell'altro gomitolo. Quindi con un gomitolo comunque l'ho riuscita a fare tranquillamente. Ho lavorato il tutto con uncinetto numero 3,5. Iniziamo la lavorazione del nostro Bactus. Prendiamo il filo, facciamo un cappietto che stringiamo e non conteremo, e ci lavoriamo 4 catenelle, 2, 3, 4. Filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella che abbiamo fatto con maglia alta. Abbiamo creato questo punto bu, questo foro. Qui ci rialziamo con 2 catenelle, voltiamo la lavorazione, entriamo direttamente nella nostra nel foro che si è creato, e facciamo 1, quindi tiriamo il filo una volta, quindi dobbiamo fare un punto puff, 2 e 3. Le 2 catenelle non le abbiamo contate come maglia, inizio maglia, ma solo come giro lavoro, quindi per venirci più facile la lavorazione. Chiudiamo insieme catenella. 2 catenelle, entriamo nuovamente e facciamo il primo gettato, il secondo,
è il terzo. Chiudiamo tutto insieme. Catenella, 2 catenelle. Di nuovo 1, 2 e 3. Chiudiamo tutto insieme. Catenella, 2 catenelle. Di nuovo nello stesso foro ne facciamo un'altra, quindi in tutto dobbiamo fare 4 noccioline. Chiudiamo insieme, catenella di chiusura e abbiamo terminato il primo giro. Giriamo la lavorazione, facciamo una catenella, prendiamo il filo ed entriamo direttamente nel primo spazio facendo 1, 2, 3 gettati e chiusi insieme. 1, 2, 3 catenelle, di nuovo 1, 2, 3 gettati. Chiudiamo una catenella. E abbiamo fatto la coppietta di punti puff separati da 3 catenelle laterale. Ora dobbiamo fare un punto strega. Quindi facciamo il punto strega, prendiamo il punto, entriamo nel filo che abbiamo appunto tenuto col dito e lo chiudiamo con la maglia bassa. Filo sull'uncinetto, qui nel punto centrale lavoriamo una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta nello stesso punto, quindi nello stesso spazio. Così. Un altro punto strega, voi sapete che il punto strega si fa solitamente con 2 asole, noi in questo caso invece la lavoriamo con una sola. Abbiamo fatto il punto strega, entriamo nell'ultimo spazio, che poi è quello laterale, e sarà sempre questa lavorazione. Un punto puff, facciamo passare il filo e chiudiamo. 1, 2, 3 catenelle. Di nuovo nello stesso spazio un altro punto puff, 2 e 3. Chiudiamo tutto insieme una catenella di chiusura e abbiamo fatto il secondo giro. Giriamo la lavorazione, ci rialziamo con una catenella, prendiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo direttamente nel primo gruppetto di punti puff e li rifacciamo. Quindi 3 gettati, chiusi tutti insieme, 3 catenelle, quindi quella di chiusura più le 2 catenelle, e poi 3 gettati sempre per fare la seconda nocciolina. Tutti chiusi insieme, una catenella per chiudere. Ora qui dobbiamo rifare un punto strega. Rifacciamo la lavorazione che abbiamo fatto nel giro precedente, facciamo una sola solina di punto strega, filo sull'uncinetto, entriamo nel punto V centrale e facciamo, come abbiamo fatto qui all'inizio, 4 punti puff separati con 3 catenelle. Facciamoli insieme. Primo gettato, secondo e terzo, abbiamo fatto il primo punto. 1, 2, 3. Di nuovo qui dentro. 1, 2, 3. E abbiamo creato, chiudiamo insieme, il secondo punto puff. 3 catenelle. Di nuovo. 1, 2, 3. Chiudiamo insieme 3 catenelle. E ora facciamo l'ultimo. 1, 2 e 3. Chiudiamo insieme una sola catenella. Abbiamo fatto 4 punti puff separati da 3 catenelle.
Continuiamo con un punto strega, come abbiamo fatto all'inizio. Filo sull'uncinetto, entriamo direttamente qui nel laterale e facciamo la stessa lavorazione. Quindi inizio e fine sarà sempre uguale per tutti i giri. Punto puff, 3 catenelle. E punto puff, 1, 2 e 3 gettati e chiudiamo insieme. Una catenella di chiusura. E abbiamo terminato anche il nostro terzo giro. Ora, da questo giro in poi, cominciamo a calcolare la vera e propria lavorazione di tutto lo scialle. Quindi all'inizio è formato così, quindi dobbiamo fare precisamente quello che vi ho detto. Ora da qui in poi ci rialziamo sempre con una catenella, voltiamo, inizio e fine, come vi ho detto, per tutti i giri è sempre punto puff, 3 catenelle e punto puff, 1, 2. E 3 chiusi insieme e una catenella per chiudere. Ora qui dobbiamo fare, quando vedete questo gruppo di 4 punti puff, dobbiamo sempre per ogni giro fare il punto strega per intero. Quindi prima solina del punto strega, seconda solina del punto strega. Un consiglio, non tirate eccessivamente questo punto centrale, quindi tenetelo più, diciamo, lavorato, non stretto. Filo sul, no, entriamo direttamente senza prendere il filo sull'uncinetto nel primo foro dei punti puff e facciamo una maglia bassa, così. 4 catenelle, 2, 3, 4, entriamo nel secondo, maglia bassa, 4 catenelle e entriamo nell'ultimo foro sempre del gruppetto di punti puff di sotto. Abbiamo fatto due archetti. Ora di nuovo facciamo un punto strega per intero, quindi le due soline del punto strega, facciamo la prima e facciamo la seconda. Filo sull'uncinetto, entriamo nell'ultimo, sempre nei punti puff laterali. Qui dobbiamo fare sempre la stessa cosa, quindi facciamo i 3 gettati. Chiudiamo 3 catenelle, di nuovo i 3 gettati, chiudiamo 3 catenelle. Così. Arrivati qui, facciamo sempre il primo punto puff. Quindi chiudiamo 3 catenelle, di nuovo punto puff e una catenella di chiusura. Dopo questo punto ci sarà sempre il punto strega per tutti i giri. Quindi punto strega, filo sull'uncinetto. Vi ricordate che io vi ho detto di non stringere tanto il nodino del punto strega centrale, che poi sarà il nostro aumento quando noi faremo il punto strega con le due asoline. Quindi qui dobbiamo lavorare punto maglia alta, 3 catenelle e maglia alta. Ed è l'asolina che noi creiamo e poi lavoriamo, come abbiamo fatto nei giri precedenti, il punto puff, i 4 punti puff. Quindi abbiamo creato la solina, rifacciamo il punto strega,
Ora ve ne accorgete che è un ripetersi comunque quello che stiamo facendo. Andiamo qui dove ci sono i due archetti, entriamo nel primo, maglia bassa, 5 catenelle, entriamo nel secondo e facciamo una maglia bassa. Punto strega. Ora da questa parte dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto. Filo sull'uncinetto, entriamo nel punto strega centrale, quello lavorato con le due asoline, e facciamo la maglia alta, 3 catenelle e la maglia alta, sempre nel punto, nella nocciolina centrale. E abbiamo fatto il punto V. Punto strega, filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare le noccioline finali. Quindi queste si ripeteranno per tutti i giri fino alla fine. Nocciolina, 3 catenelle e nocciolina. 1, 2. 3 gettati, chiudiamo insieme, catenella di chiusura. Catenella per voltare, voltiamo il lavoro. Ci rialziamo sempre con una catenella e ricominciamo con i punti puff laterali. 1, 2, 3, di nuovo. Chiudiamo, catenella. Dopo l'archetto iniziale, ricordatevi, c'è sempre il punto strega. Qui ci ritroviamo il nostro punto V e qui dentro dobbiamo andare a lavorare i nostri punti puff. Quindi 1, abbiamo fatto il primo, 3 catenelle, facciamo il secondo. Diciamo che stiamo ripetendo il giro precedente, non proprio precedente. Ma il tutto si articola in tre giri che poi si ripetono. E vi posso assicurare che dopo un pezzetto che lavorate, ve li ricordate perfettamente, anche perché il tutto è padroneggiato dai punti puff e il punto strega. Chiudiamo dopo i quattro punti puff nell'archetto che abbiamo fatto, facciamo il punto strega. E in questo giro lo dobbiamo chiudere nella maglia, nell'archetto delle 5 catenelle con maglia bassa. Sempre punto strega, filo sull'uncinetto e qui abbiamo l'altro archetto. Quindi oltrepassiamo il punto strega, andiamo qui e ci lavoriamo i punti puff. Quindi facciamo il primo. Facciamo il secondo e così via fino ad arrivare alla fine. Dobbiamo ripetere questa operazione, quindi questa lavorazione, punto strega e i punti puff finali. Terminato questo giro, diamo un'occhiata a quello che abbiamo fatto. Guardate, qua abbiamo i punti puff raggruppati. Abbiamo fatto il giro dove c'era il gruppo delle punto strega per intero e i due archetti ed è quello che ora ripeteremo qui nel giro successivo. Dopo abbiamo fatto punto strega, archettino, quindi maglia alta, 3 catenelle, maglia alta, punto strega e abbiamo formato le 5 catenelle raggruppando i due archetti, quindi maglia bassa, 5 catenelle, maglia bassa, punto strega, archetto, punto strega, fine. Cosa succede? Che poi, quindi dobbiamo ripetere 1, 2 e 3 giri. 1, 2 col punto strega per intero e poi gli archetti, i punti V. Nei punti V dobbiamo lavorare i punti puff e poi è un susseguirsi.
L'aumento che si crea e quindi si allarga, come vedete, è nei punti nel giro dove si forma il punto strega per intero, perché nella nocciolina andiamo a creare l'altro archetto e quindi l'aumento da una parte e dall'altra. Quindi ora potete anche tranquillamente andare avanti da soli, perché come vedete, arrivati qui, possiamo anche continuare quest'altro giro insieme. Facciamo una catenella, voltiamo ed entriamo e facciamo, mi raccomando, inizio e fine è sempre uguale. Facciamo il punto puff, 3 catenelle e il punto puff, 1, 2 e 3. Chiudiamo insieme una catenella. Ora qui dobbiamo formare il punto strega per intero. Quindi facciamo la prima asola del punto strega. Questa nocciolina non la stringete, mi raccomando, l'altra asola del punto strega, perché poi ci servirà appunto per creare qua sopra il punto V del giro dopo. Quindi del giro successivo. Qui andiamo direttamente nel primo archettino e facciamo la maglia bassa, 4 catenelle, maglia bassa, 4 catenelle, maglia bassa, punto strega. Per intero, perché proprio questo giro è solo punto strega intero e archettini. Oltrepassiamo, quindi se vi fate date la difficoltà che qua non state lavorando, è normale. E andiamo direttamente nel primo archettino formato dai punti puff. 4 catenelle. Entriamo nell'altro, 4 catenelle ed entriamo nell'ultimo. Qui sempre due punti, quindi il punto strega per intero, due soline di punto strega, uno e di nuovo due. Questo si fa solo ed esclusivamente quando lavoriamo sui punti puff, il punto intero, per regolarvi anche voi se avete confusione. Però lavorando i primi giri, anche guardando i giri precedenti, vi ricordate facilmente. Punto puff, 3 catenelle e punto puff. Catenella di chiusura. E abbiamo fatto l'altro giro, guardate. Qui ora, come vi ho detto, facendo sempre il primo gruppetto, sempre il punto strega, e qui lavoriamo l'archetto nella nocciolina. Punto strega, qui ci andiamo a chiudere con maglia bassa qui, 5 catenelle, maglia bassa, punto strega, archetto di maglia alta, 3 catenelle, maglia alta. Punto strega, maglia bassa, 5 catenelle, maglia bassa negli archettini. Punto strega e qui creiamo l'altro archetto. Nel giro successivo dobbiamo creare i punti puff negli archetti che abbiamo creato e abbiamo formato. Mi raccomando, il punto strega è quello più utilizzato. A parte qui dove ci sono gli archettini e facciamo le catenelle. Noi le catenelle non le utilizziamo in nessun'altra parte. Qui è tutto punto strega. Guardate. Qui dopo che abbiamo creato le 5 catenelle, quindi l'altro archetto, nel giro successivo viene agganciato con la maglia bassa. Il giro seguente è questo che abbiamo appena fatto. Quindi non viene agganciato, ma vengono fatti i nuovi aumenti. Quindi io penso che
Non dovreste avere nessun tipo di difficoltà nel continuarlo da soli, perché un susseguirsi di punti, cioè finiremo a ripetere sempre le stesse cose. Spero che avete un po' capito la struttura della lavorazione, però questo ve lo assicuro, lavorandolo, più lo lavorate e più praticamente non avete neanche più la difficoltà di ricordarvi i punti che dovete fare, perché veramente sono tre giri che si ripetono in continuazione. Quindi lo continuiamo a lavorare fino a raggiungere la grandezza, quindi lunghezza e larghezza desiderata, e ci rivediamo quando arriviamo alla fine. Ho continuato la mia lavorazione e ho mi sono, diciamo, dilungata di tanto perché proprio ho voluto fare uno scialle Bactus grande. Quindi le misure che ho fatto io sono 1,70 m per 70 cm di altezza, quindi è bello grande, bello coprente. Voi lo potete fare pure più piccolo, vi regolate voi a vostro piacimento, anche perché, come vedete, la lavorazione allarga facilmente e si fa anche in tempi ridotti, perché sarà il punto traforato, sarà il punto strega. Comunque non è una lavorazione complicata. Qui, come ci siamo lasciati, che eravamo arrivati qui e abbiamo allargato, guardate, un archetto per giro, quindi per di volta in volta, se uno si regola con gli archetti dei punti puff. E questi infatti sono gli aumenti che poi andiamo a posizionare con il punto strega per intero. È sicuramente un Bactus, uno scialle d'effetto, di grande effetto, poi realizzato con questa lana Lurex, guardate, è ancora più bello. I punti poi sono eccezionali. Dico, poi ognuno è con i suoi gusti, però a me piacciono tantissimo. Chi ha dei dubbi sul punto strega lo invito a guardare il video Primi passi sul canale del punto strega. Chissà, magari avete dubbi per le asoline, perché non mi sono messa a specificare, a diciamo a spiegare il singolo punto. Quindi per questo vi rimando al video Primi passi. Infatti, se andate nella playlist del canale, trovate, ho raggruppato comunque abbigliamento, fiori, trovate i primi passi, trovate i bambini, quindi i lavori fatti per i bambini, trovate un sacco di opzioni e potete andare direttamente là e trovate il progetto che vi serve. Io spero che il video questo vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.